15 febbraio 2022, Barone Vassallo, buonasera a tutti. Allora, vediamo in giro tantissime persone deluse. Tantissime persone deluse perché le in questo periodo continue manifestazioni contro il governo, contro le misure assurde di questo governo, contro tutte le nefandezze che stanno facendo, non hanno trovato un riscontro sufficiente. Io sono praticamente ormai 1 o 2 mesi che dico continuamente questa cosa qui. Qual è la cosa che io dico? Che nel paese Italia il problema non è sentito. Ecco, voglio sottolineare questa cosa qui. Allora, noi abbiamo un 70% della popolazione che non sente il problema. Cosa vuol dire non sente il problema? Allora, vi faccio un esempio banale, poi andiamo a leggere una chat che ho trovato proprio all'inizio di questo pomeriggio. Allora, quando un figlio diventa grande, quindi diciamo attorno ai 18, 19, 20 anni, che comincia a essere maggiorenne, comincia a avere, diciamo, una mentalità che è sufficientemente sviluppata per capire teoricamente ciò che è giusto e ciò che è male. Allora, cosa succede? Una delle cose che i figli, io non ho figli, però parlo per esperienza di quello che ho visto all'esterno. Quando ad esempio un bambino da piccolo andava sotto l'acqua senza coprirsi, senza l'ombrello, senza il giacchino impermeabile, cosa succedeva? Succedeva che magari il papà glielo diceva, la mamma glielo diceva, il figlio non ci sentiva. E il papà gli dava uno sganassone una volta ritornato in casa. Certo, capisco che sono ricordi di un tempo che fu, che ormai se dai uno schiaffo a tuo figlio, se dai uno sganassone a tuo figlio, se lo prendono i servizi sociali, lo sappiamo perfettamente. Però cosa succede? Succede che un figlio quando cresce 18, 19, 20 anni, ma anche 17, 16 anni, capisce che il papà lo ha fatto per il suo bene. E dice però, ho sofferto, mi ha dato uno sganassone, mi ha messo in punizione, ma lo ha fatto per il mio bene. Ecco, se molte persone ancora non lo hanno capito, in questo momento, purtroppo, e ve lo dico purtroppo perché io capisco che sono un branco di imbecilli, un branco di scemi, un branco di ritardati, un branco di persone che non capiscono. Cosa succede? Da 2 anni a questa parte abbiamo subito le peggiori restrizioni, abbiamo subito le peggiori nefandezze, le peggiori privazioni di libertà, le peggiori privazioni dei diritti sanciti nella Costituzione, però soltanto un 30% massimo della popolazione lo ha capito. Il 70% della popolazione, per chi ancora crede che il popolo italiano sia un popolo intelligente, sia un popolo capace, sia un popolo scaltro, no, il 70% del popolo italiano attualmente non ha capito, non ha capito nulla. Pensano che lo sganassone che il loro padre è stato, il loro padre, questo non lo voglio chiamare col nome suo perché altrimenti mi bloccano il video. Questo non lo posso dire. Questo cosa succede? Loro pensano
che abbia fatto e stia facendo tutte le restrizioni, tutte le peggiori distruzioni delle libertà, le peggiori restrizioni dei diritti costituzionali, lo stia facendo per il loro bene. Quindi, cosa succede? Vediamo che anche per una cosa banale, per una cosa palese, attenzione, per una cosa palese, palese, come il sacro feticcio all'aperto, perché all'aria aperta, a meno che non ci sia l'esplosione di un reattore nucleare, non ti può prendere nulla, salvo che tu veramente non ti metti sotto un temporale, mezzo nudo, e allora sì, col vento che tira, allora sì che ti ammali. Ma se tu cammini vestito per una strada senza nessuno, con persone lontane, non può succederti nulla, 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 cioè nulla nel senso di malattie che ti puoi prendere. E allora che succede? Succede che tutte le manifestazioni che vengono fatte hanno un riscontro di persone insufficiente. Ma anche fossero 2 milioni di persone, che su 60 milioni di persone non sono nulla, è un riscontro insufficiente. Perché è un riscontro insufficiente? Vi leggo una chat. Allora, in questa chat si diceva: probabilmente è il testo del sottosegretario Sileri, il quale, mentendo, perché probabilmente sarà una menzogna e ve lo garantisco io, diceva che da aprile le restrizioni, il Green Pass, tutto ciò che riguarda le limitazioni alla libertà relative a questo momento storico, sarebbero via via state tolte. D'accordo? Quindi, una chat di Facebook in cui si riporta questo messaggio, torno a ripetere, falso. Andiamo a leggere, senza far vedere i nomi delle persone, cosa quattro persone hanno risposto sotto il post del sottosegretario Paolino. Non vi mento, eccole qui. Allora, andiamo a leggere. Paolino dice: leveremo dal primo aprile, pensa del primo aprile, proprio scherzo di aprile, tutte le restrizioni. Allora, una signora dice: ma come? Mi sono fatta il sacro rimedio apposta per il sacro pass e adesso tolgono tutto? No comment. Un'altra signora risponde: amica mia, non ho parole neanche io. Così ho letto e vogliono fare da aprile. Staremo a vedere. Poi un altro risponde: ma forse sarà perché nel resto del mondo hanno tolto tutto, quasi, lo vogliono fare anche qui? Un altro risponde: ah, io lo porterò sempre con me il Sacro Pass e lo faccio vedere, pretendo che sia richiesto, e dove non me lo chiederanno, io me ne andrò. Queste sono soltanto quattro risposte alla chat. Soltanto quattro risposte alla chat. Vi lascio immaginare gli altri. Allora, le manifestazioni di dissenso sono sacrosante, sacrosante. Però, torno a ripetere, attualmente
nel 70% della popolazione il problema, oltre a non essere sentito, non esiste. È questa la cosa più grave. Se voi aveste avuto un prete in famiglia, io ho avuto anche un prete in famiglia, sapete qual è la cosa più ricorrente nei sacerdoti quando si parla di esorcismi, di demoni, di diavoli, di possessioni demoniache e via discorrendo? Il prete, la prima cosa che dice è: l'inganno più forte del demonio è far credere che non esista. Non parliamo di religione, asteniamoci dalla religione. È soltanto un esempio questo che sto facendo. Loro sono stati bravissimi a far credere che il problema di libertà, il problema di limitazione delle libertà, il problema della distruzione dei diritti costituzionali non esiste. È lì, è quello il nucleo. Finché il popolo non capirà che questo problema esiste, non ne usciremo vivi. A domani. Ciao a tutti.